faccia e te cade un'anzina. Aschio, caschio, che lì c'era srossa. Fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava di rosa cento passa. Era d'immagino, non me ne scorda, una canzone cantava ma due voce. Che il tempo passa e che me ne ricorda. Fresca era l'aria e la canzone rosa. E diceva, cor cora, cor mio lontano vaia, tu me la sei conta allora, chissà quando tornerai. Rispondeva, tornerai quando tornerà lì rosa. Si stucciare torna a maggio, pur a maggio stonga. Si stucciare torna a maggio, pur a Marianita Carfora, buongiorno, ciao, benvenuta, grazie. E anche Marco D'Acunzo, buongiorno. Buongiorno, bravi ragazzi, cioè grazie. La pelle d'oca, davvero, grazie. Bravi, 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 grazie. E questo era un regalo che loro hanno fatto Studio Mattina, ma in realtà lo faranno a tutto il pubblico. Ne parliamo con Matteo Borriello di Nartea, salve. Un'associazione culturale che parlerà adesso di una iniziativa. Io proprio non ho tantissimo tempo, però adesso ricordiamo qual è l'iniziativa e dove si terrà. Allora, l'iniziativa è Ossai Como Focora, un itinerario Eccolo, musicale, ce l'abbiamo dietro. Sì, un itinerario musicale teatralizzato che si svolgerà nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore. E approfitto per ringraziare il Polo Culturale della Pietrasanta e Data Bank Art che hanno collaborato con noi per la realizzazione dell'evento, durante il quale sarà possibile visitare sia gli spazi del complesso di San Domenico Maggiore, ma anche ammirare le opere di scultura napoletana a cavallo tra 800 e 900 della mostra Il Bello o il Vero. E poi si ascolterà tanta bella musica, sì. E ovviamente ricordiamo quindi domani alle domani ore alle 19, 19, prenotazione obbligatoria come tutti gli eventi. Ecco, come bisogna prenotare? Potete visitare il nostro sito nartea.com o anche la nostra pagina Facebook Associazione Culturale Nartea. Siamo anche presenti su TripAdvisor, dove ci sono tutti i nostri contatti e tutte le nostre future iniziative. Posso dare qualche cenno? Il 21 febbraio saremo a Cappella San Severo, un evento, una visita guidata teatralizzata che avrà una ciclicità mensile, e poi il 28 febbraio al Piemonte della Misericordia, sempre con una visita guidata teatralizzata che dà il nome Captivi. Buona musica, tanti contenuti, non potete fare altro che andare. Noi abbiamo fatto un percorso stamattina, passate da Via Chiaia, ecco, così vedete tutti questi meravigliosi cuori per poi approdare, quindi domani nel complesso San Domenico Maggiore, perché i giovani sono loro, siamo noi, siamo la vita e l'amore è vita, no? Certo. Tutto gira intorno all'amore, ragazzi, grazie di essere stati con noi e molto molto bravi, complimenti. Grazie. Noi ci vediamo lunedì prossimo per una nuova e entusiasmante puntata, sempre in mia compagnia. Se siete stati bene, allora lunedì prossimo accendere il televisore alle 11.30, c'è Studio Mattina, c'è la Mercurio che vi aspetta tra poco, a tra poco, a lunedì, buon weekend.